questo nuovo video di Vanessa e Anastasia. Ah, ma avete le idee confuse, voi due? Allora, è vero che io ogni tanto vi chiamo a te Vanessa e a te Anastasia, ma tu sei Vanessa e tu sei Anastasia. Il sole in faccia, Ani, che ha gli occhi chiusi. E dove siamo? Nella nostra casa in Sardegna. Yeah! Allora, cosa avevamo promesso ai nostri fan? Vi facevamo vedere tutta casa nostra, pure il giardino. Ok. Cosa abbiamo qua? Il tuo vestitino per terra, per quale motivo? Non lo so. Raccoglilo. No, dondolo. Brava Vanessa. Qua abbiamo un dondolo bellissimo. Allora, intanto per iniziare, oggi era una giornata nuvolosissima, vero? Diciamo, Come diciamo? Siamo stati al mare e sì, ma guarda, ci sono state solo nuvole e pioggerellina. Però c'era caldo. Sì, faceva caldo, ma mica tanto. Quando siamo venuti via l'aria era fresca e voi eravate completamente bagnati e adesso è andato via. Adesso buonanotte. Adesso è andato via il sole, ma fino a un secondo fa c'era il sole. Sì, che... come avevate visto. Esatto. Allora, iniziamo dal dondolo, come avevate visto. Sì, il dondolo relax, la sera qua si sta benissimo. Anzi, sai cosa dico? Cosa vi dico? Che... non interrompiamo il video subito, ma quando farà buio accendiamo le luci e facciamo vedere anche com'è bello il nostro giardino di sera, ok? Qua è una goccia fuori dove, come avete visto, credo, Quando? C'è la... Ah, la schiuma, perché vi siete appena fatte la doccia. Si chiama doccia esterna e solitamente nelle case al mare esiste questa tipologia di doccia. Ah! Due costumi che non sono stati sciacquati appesi. Ecco cosa servono i video, a scoprire queste cose. I costumi vanno sciacquati e appesi, vero ragazzi? Allora, voglio farvi vedere una cosa. Sì, ma perché corri? Perché corri? Perché corri? Questo è la mia sdraio. A me mi piace un sacco la prima volta che ho visto questo, perché questi massi. Perché ovviamente era una portina, diciamo. È un'entrata, una porticina. Che prima praticamente non c'era l'erba così, ma c'era proprio l'erba. Quella vera, poi, questa è sintetica. Questa è sintetica, mi piace un sacco perché può essere un sdraio. Puoi anche fare una delle tue capriole. Sì, tipo così. No, è tornato il sole, sì, esatto. Così. Poi mi spieghi perché stai con le calze, che ci sono 50 gradi. Vabbè, prima che mi faccio male. Ecco, esistono... Sai cosa, Vane? Vane, ti svelo un segreto, però... Shh, non dirlo a nessuno. Esistono le ciabatte! Ti ricordi ieri sera, in centro a San Teodoro, cosa abbiamo comprato? Te lo ricordi? Le ciabatte nuove! E pensa, Vane, che le ciabatte vanno messe... ai piedi, Vane! Ai piedi! Non ci devi far colazione la mattina insieme alla Nutella! Non ci devi spalmare la Nutella! Le devi mettere in questi piedini dove ci sono le calzine in questo momento. Te capì? Tu lo sapevi che le ciabatte andavano messe ai piedi? No. Infatti, guarda! Guarda che tu ti fai male! Pensavo alle mani! Guarda che qua abbiamo dei recinti proprio di pietra dove tu ti potresti fare male. Questo è l'angolino che io preferisco, vieni. Aspetta, volevo far vedere ai nostri amici cosa so fare. Cosa sai fare? La rondata, praticamente la rondata. E poi vai dall'altra parte, così. E io so farla vuota, cioè io so farla verticale. Bella! Guardate. E io so fare una cosa. Ma sei bravissima! Anch'io sono capace così, Dai, dai, facciamo vedere il giardino prima che finiamo al pronto soccorso. Queste piante stupende. Mi ricordo che l'anno scorso avevano fatto il nido là dentro. Chi aveva fatto il nido? Gli uccellini? Sì, ma non me lo ricordo io. Ma davvero? Hai controllato? Sì, esatto, quel tavolino serve proprio a quello, a sdraiarsi tipo polipo. Esatto, madame, un tè per favore, ci sta bene in questo momento. E anche un po' pia di mente puzzolenti. Meno male che ci sono le cicale che stanno dicendo tante cose. Sentite le cicale, zitti. Questo cos'è? Questo tutto il giorno così. Ah, ma chi c'è lì? Un turista, vedo un turista. Un vacanziere, eccolo papi, papi William. Questo è Mirto. Questo è Mirto? No. Dov'è il Mirto? Qua dentro.
Alla mia destra abbiamo il mirto. Queste foglie? Queste sono foglie di mirto e verso novembre-dicembre nascono le bacche e si possono raccogliere e fare il liquore che... A te piace, a me piace, non a te piace. No, questo è il pino. Un attimo, amore. Questo è il pino. È il pino. Questo è Pino, è venuto in vacanza con noi. È il Pino. Ciao Pino, come ti trovi qua in vacanza? Male. Tutto bene? Perché? Perché sono una pianta. Ragazzi, faccio vedere la mia cameretta e quella di Vanessa. Sì, un attimino. Manca un pezzettino di giardino. Ci sono delle rose bellissime. Guardate la palmetta piccina. Qua abbiamo un'altra parte. Ani, non correre. Vai, una piano bellissima piano. Bellissima conchiglia. Bellissima, sì, questa conchiglia l'abbiamo trovata ieri al nostro arrivo perché papà William, settimana scorsa quando è venuto qua, l'ha raccolta e ce l'ha fatta trovare. Questa è la mia pianta preferita. Che meraviglia. Questa è la mia pianta preferita. Ah, sì? Va bene, poi cosa abbiamo? Cosa cucineremo stasera? Te lo dico io. Qui abbiamo un bel camino per grigliare. Stasera faremo una mangiata di pesce, di gamberi rossi che solo qua troviamo. Ovviamente a Novara non esistono. Abbiamo un maialetto sardo qui. E qua abbiamo un altro giardinetto. Qua un'altra parte di giardinetto, esatto. Il nostro giardino si divide in tre parti. Questa è una pianta grassa bellissima. È morbida. Morbidissima, grassissima. È bellissima. E qua invece abbiamo questo patio molto bello dove la mamma stende, dove il papà si rilassa. E dove io ti tocco. No, quasi. Aspetta. Ok, poi andiamo a far vedere. Ti tocco lì. Le scale. Le scale, perché solo noi abbiamo delle scale, ragazzi. Voi non sapete cosa sono, queste si chiamano scale. E qui abbiamo. Allora, Ani, qual è il tuo preferito? Qui abbiamo una parete con delle conchiglie e dei quadretti. Dei il mio quadro scusa. È questo quello? Il gallo. E poi la conchiglia. No. Anche questo non l'avevo fatto vedere, è bellissimo. A me piace questo quadretto con il coniglio, sì. Non so cosa c'entra, però vabbè. Un leprotto, in Sardegna allora, ci sono i leprotti. Ragazzi. E questa conchiglia? Dai, quale? Questa? No, quella sopra. Questa? Sì. Sembra una lumaca. Guardate, ragazzi. E qui abbiamo lo sgabuzzino con la lavatrice. Che buon profumo. E vabbè, lì c'è un po' di, ci sono un po' di cose. C'è questo è uno sgabuzzino e c'è la piscina che ovviamente sgabuzzino. Che non abbiamo comunque gonfiato perché io devo vivere qua dentro perché c'è un buon profumo. Sì, adesso esci, se no ti ci chiudo dentro. Non abbiamo gonfiato la piscina perché stiamo solo sette giorni. Poi torniamo a casa. E poi qui abbiamo invece un corridoio bombato. Dove si può nascondere quando giochiamo a nascondino. Dove ci si può nascondere quando giocheremo a nascondino se metterete le scarpe. E poi qua abbiamo un lavandino. Un lavandino, esatto, una canna. E boom. E adesso possiamo, se volete, andare a far vedere le stanze. Ok, ci sta. Andiamo? Così siamo un po' all'ombra. Cosa c'è dalla finestra qua dentro? Non fa vedere. Perché? Perché si vede dopo. Ah, ha ragione Vanessa. Non sveliamo cosa c'è all'interno di queste stanze. Dai, allora facciamo vedere dentro che Anastasia è già entrata e non vede l'ora di far vedere le stanze. Eccola! Al fresco, sei furba tu, eh? Il condizionatore è acceso, qualcuno ha fatto la furba, è entrata e si è cambiata. Benissimo. Allora, questo è un divano letto. Vi faccio vedere i nostri dischi. Quelli che conosco, ok? I nostri DVD, sì. I nostri DVD. Allora, abbiamo Biancaneve, PES 2, che non abbiamo ancora visto. Poi, La carica di 101. Ma sì che l'hai visto, Anastasia. Non te lo ricordo. Anastasia. Al contrario. Va bene, belli. Adesso ritirateli. Frozen, sì. Il regno di ghiaccio. Cosa vuol dire Frozen? Il regno di ghiaccio? Frozen è il ghiaccio. Ah, ok. Frozen vuol dire ghiacciato. Ragazzi, vi faccio vedere una stanza che siamo dedicato. Ah sì? E andiamo a morire di caldo allora. Ma non facciamo vedere la nostra super cucina? A me piace un sacco perché abbiamo... Guardate che bella la nostra cucina, il nostro tostapane, i mobili altissimi che per arrivarci devo prendere la scala. Ragazzi, se non avete visto, ci sono anche le tazze lì. Ah sì, abbiamo anche delle tazze, qui non le abbiamo viste, siete scappate. Non la scala, la scaletta.
La scaletta, perché io non sto scherzando. Devo prendere la scaletta perché papà credeva di aver sposato una donna alta 2 metri e invece è soltanto 1,50 m. Allora, guardate. Benissimo. Guarda, guarda. Se accende così, si spegne così. Veramente? Sì. Ma com'è possibile? No, dai, si apre e si chiude così. Veramente? Sì. Caspita, che stranezza. Abbiamo proprio dei mobili originali. No, vabbè, dai, scherzo. Allora, si apre e guardate, ci sono due modi. Così o così. Così o così. Così o così. No, no. Il getto invece cambia. Cosa hai fatto? Fammi rivedere. Fammi rivedere come fischi. Ti prego. Ti prego, fammi. Mi fai morire. Oh, che bel fischio. Amore. Brava. Allora, ne siamo passati da una stanza all'altra. Accendiamo la luce. Questa è una cameretta, bellissima. Anche questo è un divano letto. Che... Aia, mi sono fatta male. Con l'armadio. Qua ci sono i vostri abiti. Qua abbiamo il ripiano di Anastasia. Questa gonnellina perché è in disordine. E allora, vi devo far mettere in ordine gli armadi anche in vacanza? Eh? Non vi è bastato, Novara? No. Metti in ordine subito la gonnellina. In ordine. Metti in ordine la gonnellina. La metto io. Ok, stavamo dicendo che qui abbiamo il ripiano di di Anastasia, mentre qui quello di Vane. Un pochino meglio. Siamo arrivati ieri, non siamo arrivati una settimana fa. È già in disordine. Guardate ragazzi, qui c'è anche un frigo libero. Sì. Noi come noi abbiamo le stanze come negli hotel. In ogni stanza c'è un frigo bar. Si chiamano così, frigo bar. Esattamente. Poi vabbè, qui abbiamo altri mobili, niente di interessante. No, che dobbiamo far vedere quello che ci sono nei mobili. Allora, questa è una cameretta con un bellissimo televisore, la PlayStation, perché non può mancare la PlayStation. E non manca la mascherina. E la mascherina, sì, gli occhiali di Anastasia, è un quaderno vecchissimo che è qui da anni probabilmente. Ma bello, cos'è? Quello. Quello è il gancetto dello zaino di Anastasia che si è rotto probabilmente. No, non è un orecchino. Ma andiamo a vedere dove è scappata Anastasia. Anastasia! Anastasia, dove sei? Dove sarà mai Anastasia? Dove? Mamma mia! Che spavento! Sì, anche qui abbiamo una super TV. Che praticamente si gira così, perché qua ci sono. Sì, si può inclinare perché dietro c'è un braccetto inclinabile. Ragazzi, non ce l'abbiamo solo uno di frigore. No, infatti l'ho detto che in ogni stanza noi abbiamo il frigo bar. E quindi se qualcuno vuole venirci a trovare nella nostra casa in Sardegna e vuole alloggiare e dormire in queste camere, c'è, può usufruire del nostro servizio bar gratuito dalle ore 20 alle ore 7 del mattino. Va bene, dai ragazze, poi cosa abbiamo? Un bagnetto? Ce l'abbiamo un bagnetto? O la pipì ce la facciamo addosso? Addosso, benissimo. Qui abbiamo il nostro bagnettino. Dove? Un bagnettino dove si guarda sì, a testa caldo, scherzo perché alto non è neanche un metro. Vabbè, però fa niente, ci sono dei mattoni che ti potrebbero fare molto male. Questo bagnetto dove affaccia? Alza le mani! Ah no, però non va. Aiuto. Non c'è il bagno acceso! Questo bagnetto affaccia su quel corridoietto che vi facevo vedere prima, dove c'era la lavatrice. E va bene, l'avventura. Ah, aia, aia. Ah, io non avevo visto che qua si poteva anche appendere. Esatto, in questo filo ci si possono appendere i panni bagnati. E quali invece asciugati. Sì, queste te le sei portate da Novara, ti usciva il tallone fuori, ma ce la puoi fare. Ma non beh, però insomma. E qua abbiamo una goccia, all'inizio questa pensavo che c'erano le gocce, invece sono pinte. È vero, è vero. È vero, sembrano gocce, invece è proprio il vetro che è fatto così. Guardate che bella, la doccia è grandissima. C'è l'uomo fantasma che si sta facendo la doccia. Chiediamo scusa, mi scusi, se l'abbiamo interrotta. Salve, arrivederci. Ma ragazzi, ma c'è un fantasma in casa nostra. Si vedono solo le ciabatte. Ma chi è? Boh. O se ci cade hanno rotto, Continuano. Oh, oh. Chi è questo fantasma? Poverino, era tutto nudo e noi siamo entrati in doccia. Perché la maglietta la metti qua e poi si va alla lavatrice. Esatto, questo è un cesto per i panni sporchi che è vuoto perché io faccio 3 lavatrici al giorno anche qua in vacanza. E quella è per fare stretching.
strano. Ma che strano. Lise per l'asciuga. A vedere come fai l'alfa. No, ma sei bravissima. Guardate. Anastasia, se tu mi perdi quello, guardate, io perdo te. Guardate. Vediamo. Sei bravissima, Carla Fracci. Guarda, aspetta, aspetta, guarda. Aspetta, ferma. Non prendere il video, guarda. Aspetta. Sì, no, guarda, figurati. Non ho niente da fare io. Guardate. Questo è il valzer del moscerino. Ok, allora. Andiamo da Anastasia un attimo. Vedi che anch'io mi confondo. Ani! È giusto, eh? Dove sei, Ani? Mamma, era giusto come avevi chiamato. Ani! Sei in castigo? Ascoltatemi, volevo proporvi una cosa. Invece di terminare il video qua, cosa ne pensate, come ho detto all'inizio, di far vedere la nostra casa di sera con le lampade accese, che il giardino diventa magico? Infatti, quando è sera? Stasera! Ci vediamo dopo. Ciao! 12 o'clock midnight. Guardate ragazzi com'è bello di sera. Guardate, tutto illuminato. Non è fantastico? Vero Vane? Sì. Dà un senso di pace, eh? È bellissimo di sera il nostro giardino. Va bene amore, avevamo promesso che avremmo fatto vedere la casa illuminata di sera. Oltretutto stasera c'è anche una bella arietta fresca, vero? Sì, guardate le mie tessine. Che belle, chi te le ha fatte? Maria Rosa, la amica di Maria. È stata veramente, veramente brava. Ok, faccia Ani, ci sei anche tu? No. No? Ah, mi pareva di averti vista, eh? Allora ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao. 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 Ciao Ani, ci sei anche tu? Ciao ragazzi. Ciao ragazze, buonanotte. Ciao.